Buonasera a voi tutti che ci seguite su Libri TV. Questa sera, oggi è 20 gennaio 2021, in collegamento con Emilio Grimaldi, che ringraziamo di essere con noi. È coautore del libro Da Radical Chic a Radical Shock, edito dalle officine editoriali da Cleto, e coautore insieme ad Andrea Triscioglio, che conosciamo e salutiamo. Diciamo, tanto per arrivare al tema, diciamo, chi altro ha messo, diciamo, la penna su questo libro? C'è una prefazione di Rita Bernardini, presidente di Nessuno Tocchi Caino e dirigente del Partito Radicale, e una postfazione di Matteo Mainardi, anche lui radicale, storico, che conosciamo e salutiamo, e anche Rita, ovviamente, che ci segue. A questo punto, qui l'argomento, diciamo, qualche indizio l'abbiamo dato. Di che si tratta? Si tratta della vita di Andrea Triscioglio, che con l'aiuto appunto di Emilio Grimaldi è stata messa su carta, e da questa, diciamo, storia emergono tante piccole vicende, tante piccole battaglie che Andrea ha fatto, una collocazione familiare all'interno di un sentimento politico radicale, quindi già presente, quindi un piglio radicale un po' in tutte le cose che affrontava. E poi ovviamente il libro parla della battaglia di Andrea Triscioglio per la legalizzazione e l'utilizzo della canapa a fini terapeutici. Ecco, Emilio, come è nata questa idea? Come mai hai pensato appunto di metterla su carta, questa cosa? Eh sì, perché me l'ha proposta Marco Marchese, che è l'editore di Officine Letterarie Editoriali da Cleto, e per cui è successo che lui mi ha proposto subito questa cosa, questo progetto, e abbiamo pensato di andare a trovare Andrea. E quindi siamo andati a casa sua a Foggia, abbiamo parlato, e da lì è nato il vero e proprio progetto. Che piano piano si è sviluppato. E io devo dire già da subito che, a scanso di equivoci, che non è solo un libro sulla cannabis, è un libro sulla storia di Andrea. Andrea è un ragazzo foggiano che non si è mai dato per vinto, quindi che ha vissuto la sua vita, quindi racconta tutta la sua vita fin dalla nascita, e che a un certo punto si è scontrato con una malattia che ancora lo attanaglia, che è la sclerosi multipla. All'interno di questo circuito, di questo vissuto, si inserisce la cannabis, ma è solo un dettaglio. Ovviamente è una finestra sul mondo, perché da questo dettaglio si vede un orizzonte molto più vasto, che poi ritorna dentro la sua storia, perché poi da quel momento in poi, da quando Andrea ha scoperto che la cannabis fa bene a lui, ai malati come lui, ha imbastito questa nuova battaglia, perché non è l'unica battaglia di Andrea, si inserisce proprio, è una delle tante, probabilmente la più importante, per cui in primis bisogna chiarire le cose. È un libro sulla storia di Andrea, all'interno della quale la cannabis rappresenta un capitolo importante, anzi importantissimo. Sì, ma infatti ho detto che cominciava questo libro con, diciamo, dall'infanzia quasi di Andrea, con le varie vicissitudini scolastiche e le varie piccole battaglie che proprio da radicale sembra quasi un'impronta genetica, cominciava a portare avanti fin da quando stava in scuola, sostanzialmente a frequentazione quasi tutta femminile, e chiedeva e quasi pretendeva dal preside che venisse installato il distributore dei preservativi. Ma poi, insomma, sì, si seguono tutte le vicende di Andrea, veramente come un personaggio, sembra quasi una sceneggiatura
questa vita, perché insomma ci sono dei ribaltamenti, vari palcoscenici, perché insomma dalla scuola, poi i concorsi, poi i tentativi di carriera universitaria, poi i traumi su quello, l'amore per i cavalli, insomma sono tante cose messe insieme che hanno come filo conduttore questa personalità, diciamo, abbastanza particolare di Andrea, e che comunque in ogni luogo dove andava, diciamo, tra virgolette, rompeva le scatole, ma veniva sempre ben voluto. Eh sì, è proprio così, perché nella sua ingenuità Andrea si fa ben volere, perché è una persona solare, schietta e sincera. Da premettere però che il libro inizia con la mia batteria, con la batteria della mia macchina, che a un certo punto mi lascia a Tarsia quando andammo con Marco a trovare Andrea. Quindi di ritorno la sera io trovai la batteria della macchina scarica e quindi ebbi il problema di caricare la batteria. Da qui inizia perché è una specie di immagine, di impulso, no? Con cui inizia il film, con cui inizia scusate, il lapsus, con cui inizia il romanzo. Vabbè, adesso speriamo che porti fortuna questo lapsus. Come in un film, nel senso che poi io sono riuscito a risolvere, a caricare la batteria, ma grazie a un caso fortuito, nel senso che il filo conduttore, hai detto bene tu, il filo conduttore è la battaglia di Andrea, però il filo conduttore in filigrana è ancora più sottile, che è l'aiuto che una persona deve dare a un altro nel momento in cui ha bisogno. E quindi il libro racconta l'aiuto che Andrea sta facendo, ha dato in passato, sta facendo adesso, verso le persone che soffrono della sua patologia, e cioè quello di l'aiuto di dargli una mano, dando loro consigli sull'approvvigionamento della cannabis, che non è canna, la cannabis è un farmaco, quindi mettiamolo subito in chiaro. Non stiamo parlando di fumare la canna per scopi ludici, per divertirci, per rimorchiare le ragazze, per sentirci più onnipotenti nei confronti del gentil sesso, oppure nei confronti dei nostri amici, ma stiamo parlando di un farmaco vero e proprio. Che sia un farmaco non lo dico io, non lo dice Andrea, ma lo dicono i medici. Contro questo farmaco c'è un grosso nemico. Questo nemico non è un altro farmaco, non si tratta di qualcosa che ha a che fare con un'altra scuola di pensiero dal punto di Non è vista nulla di scientifico, diciamo. oppure farmacologico, ma è il pregiudizio che è nato in un momento storico ben definito circa 90 anni fa in America. Sì, quindi parliamo appunto di qualcosa di non scientifico che è nemico di questo farmaco. Diciamo, insomma, senza togliere nulla, diciamo, al gusto poi di scoprire il libro, che insomma. La diagnosi di Andrea risale, se non erro, al 2006, e se non erro, proprio il giorno in cui veniva Radio Radicale annunciata da Marco Pannella la morte di Luca Coscioni, insomma, un altro militante radicale Esattamente. che è morto con una sclerosi laterale amiotrofica. E c'è questa, diciamo, anche l'ascolto di Radio Radicale, che è un po' anche quello è qualcosa che accompagna sempre tutta questa storia. Questo mondo radicale che viene, che torna spesso. E poi ovviamente la battaglia per il diritto di cura sostanzialmente, che è quello che poi anche nell'associazione Luca Coscioni, in cui milita Andrea, viene portato avanti, è uno dei, diciamo, dei temi fondamentali, anzi è il tema fondamentale. E il pregiudizio è appunto, come tu dicevi, dagli Stati Uniti, il primo atto, ma comunque è un pregiudizio che ha anche, perché poi tu un pochino nel libro lo accenni, c'è cioè un pregiudizio, diciamo, legale, un pregiudizio che risale addirittura fin dal Medioevo, con delle bolle papali che mettevano fuori legge, all'epoca, tra virgolette, fuori legge, ma insomma, ostracizzavano le erbe medicinali,
peraltro, appunto, come si accenna, c'è anche questo passaggio storico: la canapa conosciutissima, utilizzata. Ci sono accenni addirittura 10.000 anni fa, ci sono tracce di utilizzo della canapa. Se non mi sbaglio, in Corea c'è un accenno simile. Eh sì, il pregiudizio ha radici storiche ben precise che io ho enucleato in due personaggi, che sono Papa Innocenzo VIII e Roosevelt nel 1937. Il Papa collaborò alla pontificia di Innocenzo VIII nel 1484. Io ho enucleato con le mie ricerche in queste due date. Non per nulla sono due entità statali completamente opposte. Stiamo parlando dello Stato Pontificio che si affaccia al 500 e stiamo parlando dell'America che si affaccia a diventare la potenza più importante e più grande del mondo. Entrambe le decisioni derivano su pregiudizi, si poggiano su pregiudizi. Il Papa Innocenzo VIII voleva sradicare l'eresia che secondo lui derivava dall'uso, cioè aveva una causa ben definita, cioè l'utilizzo di alcune medicine da parte delle streghe, quindi voleva abbattere la stregoneria. Bisogna considerare il fatto che nel Medioevo, nel 400, come anche nel 500, non c'erano solo le streghe, su questo concetto c'è una letteratura vastissima, comunque esuliamo da questa letteratura, ma sul pregiudizio che le donne potessero essere utili alla società. Contestualmente bisogna riferire il fatto storico che gli uomini, anche le donne che aiutavano le altre persone che erano in difficoltà, che avevano problemi, che erano malate, utilizzavano le erbe per poter guarire. Non c'erano i farmaci, non c'erano le farmacie ovviamente allora, c'erano le erbe. Tra le erbe che loro usavano c'era anche la cannabis, per cui bando alla cannabis. Ma il fatto del bando è un fatto conseguenziale, addirittura dettato da ignoranza, anche perché la cannabis era usata anche dal punto di vista religioso, non solo in quell'epoca, ma in periodi precedenti, da tutti i popoli storici dell'antichità. E figuriamoci che George Washington aveva le piantagioni di cannabis, cioè la cannabis era di dominio pubblico, era come il mais adesso, le caravelle che hanno raggiunto l'America, le caravelle di Cristoforo Colombo, erano state cucite con il fusto della cannabis bisogna distinguere il fusto, che è una pianta molto resistente dall'infiorescenza. L'infiorescenza c'è l'effetto psicotropi, mentre il fusto è una delle erbe più resistenti al mondo, tant'è che ci facevano le vele delle E barche anche la carta, sì. e addirittura una delle prime Bibbie Infatti. di Gutenberg è stata stampata su carta di canapa. Quindi bisogna distinguere bene. Io nella mia presentazione del libro mi sono permesso di utilizzare l'immagine, l'icona, la cifra filosofica di Francesco Bacone, che dice che la società è pervasa da idola, da pregiudizi, da idoli. Quindi, per poter arrivare alla conoscenza vera delle cose, bisogna abbattere questi idola. Per cui, alla stregua di Francesco Bacone, secondo me bisogna abbattere questi idola che stanno ancora, dopo quasi 100 anni, stanno creando questo forte pregiudizio amplificato dalla criminalità organizzata, nel senso che la cronaca giudiziaria degli ultimi decenni ha amplificato il potere della criminalità organizzata anche in riferimento al traffico di stupefacenti, per cui si associa non solo dal punto di vista pregiudiziale, che alligna il pregiudizio nelle norme, nelle stratificazioni statali, ma addirittura anche nei pregiudizi della società. Per cui
Per cui bisogna veramente prima distruggere questi pregiudizi, andare veramente alle fonti per poter recepire le informazioni utili sulla cannabis, e poi si può discutere in modo piacevole, insomma, sulla cannabis. Non so se forse sono stato un po' troppo vasto, insomma, sulla questione. No, Dimmi no, se ci sono dei cenni sto. storici importanti e poi anche, insomma, è un problema che riguarda veramente anche quella che comunemente viene chiamata o veniva chiamata morale, perché c'è anche quello. Quindi è importante, insomma, ampliare il discorso, ma senza rivelare troppo, diciamo che questo percorso per la conquista di un diritto civile, che è il diritto alla cura, come poi anche nella postfazione Matteo Menardi accenna, è un percorso che va a tappe, bisogna avere pazienza e costanza. Ecco, una tappa del percorso importante di Andrea è stata chiaramente dopo la rivelazione da parte del dottor Centonze a Tor Vergata, se non erro, che poteva utilizzare questa sostanza naturale al posto di farmaci anche abbastanza pesanti con effetti collaterali. Poi comincia la sua battaglia per reperire questo farmaco all'epoca, questa sostanza curativa, all'epoca proibita, quindi i viaggi in Olanda, e poi una tappa importante è riuscire a ottenere, essere riuscita a ottenere con la giunta Vendola in Puglia l'inserimento di questa sostanza. Presente dalle sostanze che venivano fornite dal Servizio Sanitario Nazionale e quindi con la possibilità di anche di cioè possibilità dei tanti malati, a prescindere dal reddito, di potersi curare. Eh sì, bisogna un po' fare dei piccoli distinguo. Io spero di riuscire a essere chiaro. Allora, il Ministero della Sanità ha riconosciuto la cannabis come farmaco e le spese dell'approvvigionamento della cannabis dal punto di vista ospedaliero sono a carico del Ministero della Sanità. Per tutti gli altri scopi, per tutti gli altri motivi, anche per la cura quotidiana, il Ministero ha demandato la legislazione regionale. E le uniche regioni che hanno legiferato in tal senso, tra le uniche regioni ci sono la Puglia, la Toscana e altre, nel senso che si fanno carico delle spese per l'approvvigionamento della cannabis. Il problema qual è? È proprio la tempistica. Perché nel momento, anche se il Ministero riconosce al medico di poter scrivere sulla ricetta cannabis per uso terapeutico, dalla ricetta fino alla reale consegna alla persona che soffre di alcune patologie, tra cui la sclerosi multipla, che ricordiamo non è l'unica patologia che consegna degli enormi benefici. E ci vuole del tempo. Questo tempo è un tempo prezioso, nel corso del quale i malati soffrono. Quindi, alcune regioni addirittura si sono prese la briga di presentare dei progetti pilota di coltivazione della cannabis. Questi progetti sono stati tutti bocciati al Ministero perché il Ministero riconosce solo a un istituto, lo stabilimento farmaceutico militare di Firenze, di poter coltivare la cannabis per uso terapeutico, però è insufficiente, non riesce a soddisfare il mercato. Alla base di tutto bisogna dire con una certa risolutezza che il problema dell'approvvigionamento della cannabis per uso terapeutico non è solo la macchinosità delle normative delle istituzioni italiane, ma è una legge ben precisa che equipara la cannabis alle droghe pesanti. Quindi, se c'è una legge penale che è la 309 del 1990, che è vietato la coltivazione e l'uso di alcune sostanze, tra cui la cannabis, è chiaro che questa legge, se non si abbatte questa legge, è normale che il Ministero della salute non potrà mai arrivare a chiedere, a suggerire, a sollecitare gli stessi pazienti di coltivare la cannabis.
La cannabis non si può coltivare perché è considerata dalla normativa italiana una droga pesante. Nelle more del DPR del 309 del 1900, nel 1990, per cui secondo me, prima abbiamo parlato del pregiudizio. Il pregiudizio non è solo un'entità, non è un punto il pregiudizio, un concetto, ma è una stratificazione di concetti. Bisogna capire qual è l'iceberg. La punta dell'iceberg del pregiudizio dal punto di vista delle normative, dei motivi che consentono poi l'approvvigionamento della cannabis, anche se il Ministero della Salute sta lì sempre a elogiare gli effetti della cannabis, è proprio questo, cioè questa legge del 1990. Prima bisogna abrogare questa legge. Se si abroga questa legge, il Ministero della Salute avrà motivo, orgoglio, anche la ratio di poter emettere altri tipi di direttive a favore dei malati. Quindi sì, ci sta, diciamo, un blocco, anzi, una zavorra normativa che sta alla base Che è e che è questa. pesante. E beh, tutto questo ovviamente per tutto questo acquista maggiore valore questo percorso, questa battaglia che poi ha avuto un'ulteriore tappa con l'associazione La Piantiamo di Racale, grazie in qualche modo alla collaborazione anche del sindaco Donato Metallo. È una cosa aperta con Lucia Spiri, che conosciamo, che salutiamo, e che ha dato la possibilità anche a alcuni malati, insomma, di. Questa è una delle tante vicende radicali, questa di Andrea, in cui da un fatto personale, da una vicenda personale drammatica, pesantissima, si innesta poi a una vicenda pubblica, a una vicenda politica, di battaglia. E ne hai parlato, insomma. E poi è interessante anche vedere, poi ci sono i vari commenti. I ringraziamenti, i commenti dei vari malati sono inseriti in questo libro. Eh sì, Gianni, io ho capito che tu sei radicale. Ok, perfetto. Io non lo sono, nel senso che io sono apolitico, però contestualmente ci tengo a riferire che quello che tu stai dicendo è talmente vero che mi permetto di enunciare un proclama di Marco Pannella che va al di là del radicalismo partitico. Perché anche il termine radicale può essere suscettibile di pregiudizio. Ciò che non è suscettibile invece di pregiudizio è proprio quello che ha detto Marco Pannella. Il riferimento è radicale. E che cos'è? E noi abbiamo inserito come epigrafe nel libro. Noi siamo diventati radicali perché ritenevamo di avere delle insuperabili solitudini e diversità rispetto alla gente. E quindi una sete alternativa profonda, più dura, più radicale di altri. Quindi, se vogliamo, se parliamo, se usiamo il termine radicale, ci dobbiamo riferire, secondo me, no? Perché è un sottosuolo questo che accomuna tutti, sia i radicali sia i non radicali. Questo sottosuolo da cui cresce veramente, da cui spuntano le radici, che danno vita agli alberi e allo stesso mondo. È proprio questa sete più dura dei diritti, questa sete. Quindi, proprio per accomunare, cioè per evitare che chi sente il termine radicale possa rimanere, volendo o non volendo, vittima del proprio pregiudizio sui radicali, io mi permetto di riferire questa, di ribadire questo proclama di Marco Pannella sul concetto dei radicali, sia su questo tema sia su altri. Sì, senz'altro è importantissimo questo, ma su questa battaglia, peraltro, il mondo antiproibizionista è veramente variegato ed è una dei crucci, diciamo, che il mondo antiproibizionista vive, nel senso che potrebbe fare, se si unisse un partito, ma dalle percentuali altissime. Perché? Perché è tra utilizzatori, non soltanto a fini terapeutici, ma anche per altri scopi, è veramente corposo, soltanto che purtroppo anche per il pregiudizio a cui tu accennavi, che di battaglie politiche o partitiche e così via, c'è una certa
dispersione delle forze, che purtroppo è determinante, impedisce l'avanzamento rispetto appunto a questa battaglia che vede sostanzialmente uno stato proibizionista decisamente con una forza soverchiante. Sì. Non solo, ma nel libro c'è un capitolo molto simpatico e molto bello, dedicato a Marco Pannella, Papa Francesco, e la dice lunga sul concetto di radicali, così come la pensano chi purtroppo è vittima dei propri pregiudizi, nel senso che oggigiorno io mi sto accorgendo adesso che effettivamente il pregiudizio è una cosa molto importante, nel senso che bisognerebbe capire fino a che punto le proprie cognizioni siano autentiche o siano vittime di pregiudizi. Quindi, prima di poter discutere, prima di poter aprire la mente e dare il proprio contributo in qualsiasi tema, bisogna capire quanto si è veramente liberi di parlare, discutere, anche analizzare su qualsiasi tema. E il capitolo su Marco Pannella e Papa Francesco è molto simpatico e questo dà la misura dell'ampiezza di questo libro, anche se piccolo. Quindi è un piccolo, grande libro. Sì, questa cosa del pregiudizio è una battaglia anche tu un po' contro il pregiudizio, è anche tu una tua battaglia un po' personale, tu lo accenni in apertura, che prima di cominciare, comunque sia, la tua consapevolezza su questo tema non era che non ti vedeva molto incline all'utilizzo della canapa, anzi, parti proprio da delle esperienze un po' negative, però insomma, quindi anche su di te questo libro racconti come poi, anzi nei fatti, anche perché poi hai realizzato questo libro, come in qualche modo hai superato questo feedback, si direbbe oggi un po' negativo, un'esperienza personale negativa, per conoscere e quindi aprire la tua mente. È una cosa che si dovrebbe fare e che dovremmo fare, è uno sforzo che dovremmo fare un po' tutti. Però ritornando un pochino alla postfazione a cui accennavo prima di Matteo Mainardi, piccoli passi un po' per volta, insomma, ci sono state delle pronunce anche dell'ONU che dicono che ormai questo accanimento sulla cannabis, cioè sulla canapa, è abbastanza obsoleto, insomma, non c'ha più un grande senso. Quindi diciamo che bisogna anche avere un po' dare un segno di speranza. È vero che le forze proibizioniste sono fortissime, però un pochino io penso che anche grazie a libri come questo il mondo si sta rendendo conto che sono delle battaglie veramente contro gli spettri, senza motivo ormai. Sì, e poi tra l'altro bisogna riferire la questione sull'Eldorado. Eldorado è uno stato degli Stati Uniti d'America che negli ultimi 2 decenni ha investito molto sulla piantagione, sulla cannabis, quindi sulla coltivazione della cannabis. E niente, ha stupito tutti gli economisti del mondo perché lo Stato dell'Eldorado ha annullato le tasse, nel senso che la sua economia è diventata prospera e ha annullato le tasse, addirittura ha in mente anche di annullare le tasse, di restituire i soldi dei cittadini nei decenni. Cioè precedentemente, quindi dal momento in cui le tasse adesso non si pagano più. Ma al di là di questo sogno, di questa cosa impossibile, perché in Italia ovviamente non è come nel Dorado, è uno stato che ha una storia bimillenaria, milionaria, però si potrebbe iniziare a considerare non solo gli effetti benefici per le patologie che sono comunque adesso medicalmente riconosciute, ma anche per l'ambiente. Nell'ultimo, l'epilogo del libro è il sogno di Andrea, cioè quindi la cannabis come prima risorsa nella Puglia, che è un modo che faccia da traino per tutte le altre regioni italiane. Ma noi non dobbiamo dimenticare il fatto che in Puglia c'è l'Ilva, che ha inquinato tutto. La cannabis bonifica i terreni, ma perché non coltivare la cannabis? Per bonificare i terreni. All'inizio dell'anno scolastico rifletteva su tutte le prime pagine dei giornali la questione dei ragazzi pugliesi che andavano a scuola e non potevano aprire le finestre.
Cioè, se aprire le finestre è per areggiare, per non permettere al Covid di entrare e di contagiare i ragazzi, entravano i fumi dell'Ilva. Se li chiudevano, non entravano i fumi dell'Ilva, però il Covid aveva maggiore possibilità di contagiare tutti i partecipanti, tutti i presenti nella classe. Cioè, siamo scordati questo fatto qui. Sì, no, Cioè, la sono. cannabis è un grande, una pianta veramente speciale. E purtroppo quando si usa questo termine anche io mi rendo conto veramente della cosa ridondante del pregiudizio, in effetti purtroppo c'è. Però bonifichi i terreni, si potrebbero bonificare i terreni dell'Ilva, si potrebbero bonificare tutti i terreni inquinati e oggigiorno l'inquinamento è uno dei problemi più inquietanti dell'uomo odierno. Sì, ma quello che accade nel Colorado è diciamo, emblematico, perché voglio dire, è Il se... Colorado, no, il Dorado, Sì, mannaggia. vabbè, Colorado, insomma, non Sud. c'è problema. È emblematico perché proprio gli Stati Uniti, che poi appunto c'è un accenno che anche tu che fai, sono, diciamo, gli inventori in tempi contemporanei del proibizionismo per quanto riguarda l'alcol, quindi voglio dire, quasi hanno il proibizionismo. Hanno un'esperienza anche negativa e beh, si stanno piano piano con il Colorado, ma anche altri stati avviando ad un'apertura. Quindi, insomma, il mondo sta cambiando in questo senso. Ed è interessante anche appunto in questo senso la speranza che si dà ai vari malati con questa associazione che appunto la piantiamo di Racale. Abbiamo fatto anche un'intervista in passato su questo. Ed è interessante anche l'album fotografico che sta in chiusura. Andiamo verso la chiusura e seguiamo un pochino anche diciamo, il percorso del libro. Ci sono delle fotografie che sono un po' emblematiche, che guardano le tappe della vita di Andrea. Sì, ne mancano alcune perché poi a chiusura del libro poi Andrea dal suo bagaglio ha fatto uscire delle fotografie ancora più belle. Purtroppo sono venute fuori alla fine. Eh sì, riprendono il percorso di Andrea riguardo alla. Io in un'intervista mi sono permesso con Andrea di riferire il fatto che non si è trattato tanto di una battaglia, quanto di un impegno verso una cosa giusta, un impegno derivante da questa sete profonda, più dura, come direbbe Pannella, verso i diritti di tutti. Sì, riprendono Andrea nel Parlamento europeo quando è andata a riferire sulla cannabis, no? È andato pure al Ministero della Salute, è andato pure nel Parlamento italiano, quindi, ovviamente filo conduttore di queste foto è il sorriso di Andrea, che fa da filigrana anche a tutto il libro, il sorriso, quindi una buona dose di ottimismo verso tutte le cose che ci possono capitare nella vita, al punto che lo stesso Andrea, nel momento in cui gli è stata diagnosticata questa patologia, lui non l'ha definita il male assoluto, non l'ha definita, ma perché ovviamente si è domandato perché a me non ad altri, umanamente spontaneo che uno si domandi una cosa del genere, ma la chiama l'intrusa, cioè è come se a un certo punto lui a casa sua si sente bussare alla porta e c'è qualcuno che bussa ed entra qualcuno. Questo qualcuno è stata la sclerosi multipla. Poi una mattina sono impegnati anche i carabinieri, ma questo poi lo lasciamo alla lettura. Alla lettura. Sì, perché questo è un capitolo comunque, cioè, adesso col senno di poi, no, mi rendo conto che effettivamente cioè, il libro racconta sì la vita di Andrea, tutta la storia, però nello stesso tempo no, ogni capitolo è una perla, no, che può essere associata alla storia di ciascuno di noi. Basta avere un po' di fantasia per rapportarsi alla storia di Andrea e anche alla battaglia di Andrea. Basta scavare dentro di sé e trovare
riuscire a trovare quella cosa che accomuna tutti quanti gli uomini, che è il bene e l'amore verso tutti. Sì, questo poi è anche una delle cose che scrive Rita, per il motivo per cui insomma, è stata in qualche modo conquistata da questo personaggio, da Andrea, la sua amicizia, il suo modo proprio di fare interpersonale. E tornando a Rita, insomma, l'esperienza radicale, così in chiusura vorrei soltanto ricordare che insomma, questa è anche la storia, è uno degli esempi di un metodo a cui accennavo prima e che ha come alcuni dei, diciamo, degli esempi in Luca Coscioni, ma anche in Piero Welby, ciascuno con la sua storia e con il proprio sacrificio e con la decisione di farne una cosa pubblica e non restare, diciamo, non tenerla chiusa in sofferenza all'interno delle mura di una casa, perché poi comunque comporta anche un'esposizione pubblica che non sempre è piacevole, e però, si utilizza per raggiungere appunto quell'avanzamento verso la tappa successiva di cui appunto a cui accennava Matteo Mainardi. A questo punto siamo in chiusura. Emilio, ti lascerei qualche ancora attimo per dire il motivo per cui dovremmo comprare questo libro, dovreste comprare tutti questo libro. Mi coglie un po' alla sprovvista dopo tutta questa intervista. Il motivo non è tanto per la cannabis, tra virgolette, per la battaglia per la legalizzazione della cannabis, ma perché racconta la storia di una persona che non si è mai data per vinta, che ha preso tutto sempre con serenità e con il sorriso. E questo è un monito per tutti quanti. Tutti quanti possiamo vivere esperienze belle e esperienze brutte. L'importante è saper reagire, perché le cose belle e le cose brutte capitano a tutti. Ciò che differenzia gli uomini, li distingue, ma nello stesso tempo li rende tali. Perché ci sono alcuni uomini che non sono veramente uomini, nel senso che non hanno quella reazione che è prevista, insomma, per l'essere, cioè, dall'essere uomo, è la reazione, bisogna reagire ai problemi, perché i problemi c'erano tutti. E Andrea è uno di quelli che ha saputo reagire ai problemi, non solo per la cannabis, cioè solo ovviamente per la sclerosi multipla. Il discorso della cannabis è un discorso veramente secondario. Ma per tutte le cose che ha vissuto nella vita, lui ha saputo reagire sempre con il sorriso. Quindi uno dei motivi è questo, che Andrea ci insegna a reagire sempre, a non darsi mai per vinti. Presupposto perché si possa intavolare sul piano, sui tavoli istituzionali, un discorso produttivo efficace sulla cannabis è quello di abrogare la legge che equipara la cannabis alla droga pesante. Quindi, in primis, bisognerebbe fare questo, e poi si può iniziare a parlare, a discutere in modo produttivo sulla cannabis e sui benefici, sia a scopo terapeutico per la sclerosi multipla, sia per altre patologie. Sì, io chiudo, vorrei soltanto aggiungere una considerazione di tipo personale, puramente personale, e vorrei dire che questa storia, questa vicenda, come le vicende che ho citato di Luca Coscioni e di Piero Welby, sono vicende di uomini che hanno portato avanti battaglie, ma hanno avuto la fortuna di avere vicino, e quindi a questo punto dico che secondo me è sostanziale perché gli uomini da soli non fanno nulla, anche degli amori, delle persone che gli volevano bene. E questa è la storia dell'Andrea che con la moglie che si sono sposati già con una diagnosi che c'era stata, è la storia appunto di Piero Welby con Mina, è la storia di Luca Coscioni. Le donne completano e danno forza agli uomini che probabilmente da soli non riuscirebbero a fare molto. Io ringrazio Emilio Grimaldi, ricordiamolo, da Radical Chic a Radical Shock, scritto insieme appunto a Andrea Triscioglio, la storia di Andrea Triscioglio e l'editore e officine editoriali di Tacleto. Grazie ancora, seguiteci su Libri TV.